Prima edizione del premio Film Impresa a Roma, alla Casa del Cinema, 1 a 2 giorni, 12 e 13 aprile, per capire quanto e come si incrocino linguaggio del cinema e progettualità imprenditoriale. Il mondo delle aziende, delle imprese e il mondo del cinema sono molto vicini. Infatti il premio Film Impresa nasce proprio da una constatazione, che è quella che sempre più spesso tante aziende, piccole, medie e grandi, realizzano dei contenuti audiovisivi, quindi dei veri e propri film, cortometraggi o lungometraggi, non comunicazione pubblicitaria, quindi spot pubblicitari, ma dei veri e propri contenuti con una struttura narrativa di racconto o a carattere di documentario, per raccontare i propri prodotti, la propria storia, le persone che lavorano, che sono la vita delle aziende. Il cinema è nato innanzitutto grazie alle nuove tecnologie. I Lumière erano due industriali, due grandi imprenditori della fotografia di Lione, quindi se il cinema è nato si deve anche alla genialità di un paio di imprenditori che sono stati per certi versi più importanti degli ingegneri o degli autori. È fondamentale per il gruppo FS essere presente a questa manifestazione perché per noi il materiale audiovisivo, il prodotto audiovisivo è il primo strumento di comunicazione. Comunicazione che spazia da iniziative di tipo culturale, editoriale, artistico, ma soprattutto aziendale, strategico, nel senso che per noi è fondamentale, è stato fondamentale, utilizzare del materiale autovisivo intanto per raccontare il nostro piano industriale. Ricordo che il lancio del nostro piano industriale a maggio del 2022 è stato, come dire, effettuato tramite una produzione audiovisiva importantissima. Un tempo nuovo. E il premio che va, lo annuncio io? Vai. Allora va a Trasformiamo ogni giorno di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. Dunque, Sala. Io credo che dovremmo tentare un collegamento. Ah, c'è un collegamento. Eccoli, io sono Eccolo. in treno. Ma in treno, ma non Una consegna, è tutto studiato, beh, ragazzi, ci sono in maestro. treno. Che La sono poi, connettività aspetta, funziona sono sul su treno quale giusto treno? però. No, Ecco, ce n'è ecco. solo uno, io non conosco Facci altri. vedere il sedile. Oh, benissimo, È lui, meno male. grazie, perché veramente c'è. Quando un film racconta il nostro paese, racconta la nostra industria, le nostre macchine, il nostro cibo, il nostro turismo, il nostro paese, no? Dentro i film ci sono tutti questi valori dell'Italia, quindi soprattutto quando esportiamo un film non esportiamo soltanto una storia, ma esportiamo un pezzo d'Italia, la facciamo conoscere all'estero.